Adoriamo Gesù. Come abbiamo ascoltato nella riflessione delle letture, siamo stati salvati gratuitamente per amore. Questa consapevolezza ci spinge ad adorarti, a ringraziarti, a stare qui davanti a te. Occhi aperti per contemplare il mistero d'amore, cuore aperto a ricevere questo infinito amore, questa misericordia senza limiti, perché possiamo far sentire anche ad altri, sperimentare anche ad altri il perdono che non fa caldo. Ti adoriamo Gesù. Sentiamo il bisogno di ricevere l'aiuto dall'altro, il paraclito, il dono dei doni, lo Spirito Santo, lo Spirito di amore. Dacci lo Spirito, dacci il tuo Spirito. Il tuo speciale dono per essere abilitati ad amare, ad andare fuori la Chiesa, ritornare nelle nostre case, nei luoghi di lavoro, con lo Spirito evangelico. Rendici attraverso lo Spirito portatori del dono, da ricettori a portatori del dono. Consola il cuore, vieni in noi.
a te desidero consacrare la mia persona, il mio passato, il mio presente, il mio futuro, i miei desideri, le mie scelte, le mie decisioni, i miei pensieri, i miei affetti, tutto quanto mi appartiene e tutto ciò che sono.
Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a lui per rendergli grazie. A lui acclamiamo con canti di gioia. Dolce parola che consola, che infonde speranza. Tu sei la roccia della nostra salvezza. Molte volte dobbiamo far conto, fare i conti con i nostri peccati. Che umiliazione dopo anni di lotta, anni di cammino, e ancora dover cadere basso, ancora doversi sforzare con fango. Ci sentiamo come falliti, come inadeguati in un cammino così bello, così puro. Poi ci sono delle volte in cui le persone, anche nella famiglia, ci dicono: proprio tu che segui il Signore, come tu che vai in chiesa, che dici di amarlo, di fare un cammino di fede, eppure sei come gli altri. E così noi siamo come gli altri. Abbiamo la stessa carne degli altri. Abbiamo la stessa forma degli altri. E abbiamo gli stessi difetti degli altri. Però c'è una cosa che ci differenzia. Noi vogliamo essere migliori. Noi vogliamo amare davvero. E che poi non ci riusciamo. Ma sei tu la nostra roccia, non la nostra persona, non le nostre qualità umane. Sei tu la nostra roccia. Da te viene la salvezza. Ed è per questo che l'amore cresce nei tuoi confronti, perché non siamo degli illusi, siamo dei chiamati. E seppure delle volte facciamo difficoltà anche in questo momento a credere che tu sei davanti a noi, in quell'ostia, non ti ferma questo da davanti. Il tuo cuore batte, preme di compassione per ogni singolo uomo, senza distinzione di razza, di religione, di carattere. Tu ami l'uomo perché è uomo e tratti ciascuno con rispetto, anche chi non lo merita. Ecco la ragione, la nostra ragione d'essere qui, a darti quest'ora o a prenderci quest'ora. E dirti grazie, grazie, grazie. Innanzitutto perché tu sei, e grazie per ciò che fai. A te il nostro canto di gioia, la nostra lingua si scioglie alla loro. Thank you.
Ascoltate la mia voce, io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio mondo. Camminate sempre sulla strada che vi prescriverò, perché siate felici. Capire a che punto siamo nel cammino, a che punto nella Quaresima della vita noi siamo arrivati. Possiamo dare una risposta a questa domanda soltanto riflettendo sull'ascolto, l'obbedienza. Quelle parole che abbiamo ascoltato, che ascoltiamo oggi, anche nella liturgia abbiamo ascoltato. Quanto hanno trovato spazio nella nostra vita? Quante di quelle parole sono state realmente ascoltate? Ascoltare significa obbedire, come il profeta un tempo, appena ascoltava la parola del Signore, si muoveva a obbedire, a eseguire, servo della parola. Noi siamo servi della tua parola. Cosa significa? Che non abbiamo libertà? Non significa che noi usiamo la nostra libertà da persone intelligenti. Ma fidandoci di ciò che viene chiesto, se noi obbediamo è perché sappiamo che ciò che viene chiesto a nessuno, ciò che ci vedi con noi assolutamente Signore. L'abbiamo appena ascoltato. Camminate sempre sulla strada che vi prescriverò. Perché? Perché siate felici. Nessuna parola aggiunge nulla alla tua gloria. Ma siamo noi che riceviamo da te la felicità. E se non la riceviamo, dobbiamo chiederci il perché. Forse non siamo realmente partiti da quella Quaresima, forse siamo rimasti all'inizio, o intrappolati in qualche inganno. Ma chi cammina sulla tua strada, anche nell'ora della sofferenza, sa rimanere in pace. Anche nelle malattie, che sono normali, che fanno parte del processo naturale, vengono affrontate con la serenità. È quello di qualcosa in più che il cristiano possiede. Ma quanti cristiani insoddisfatti, infelici? Infelici perché non ascoltano, perché non si lasciano andare, perché ancora hanno paura che qualora si lasciassero andare dovrebbero perdere la passione per il mondo,
ma tu ci chiedi di godere del mondo, di prendere parte alla vita del mondo per santificare il mondo dal divento, per spingere il mondo verso il convivente. E non è una dottrina che insegna la Chiesa, che scrivono i teologi, è la verità. È la verità della pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato nella celebrazione. Noi vogliamo ascoltarti, Gesù, ma tu aiutaci e perdonaci per le volte che non l'abbiamo fatto. Sacerdoti religiosi, laici, thank you.
Io li guarirò dalle loro infelicità, li amerò profondamente, perché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come luce per Israele, fiorirà come un cibo e metterà radici come un albero per il mare. Ricollocarvi in quella parte della vita in cui eravate peggio di ora, dei grandi lontani dall'amore di Dio, peccatori di adesso, quando eravate legati in modo particolare a dei vizi particolari, quando non venivate in chiesa, lontani dai sacramenti. Pensate a quegli anni, come vi sentavate. Pensate ancora ad altri momenti in cui piangevate perché vi sentivate soli, perché quell'amico non c'era in quel momento, e neanche i genitori, il marito, la moglie, i figli. Il vuoto che avete provato. Pensate a quella parola, a quello sguardo, detto e dato con violenza. Quando stavate parlando e la persona si è voltata, ignorando l'importanza di quel discorso. Ricordate quando vi siete sentiti scartati. Voluti meno bene rispetto al fratello e alla sorella. Pensate all'amore non ricevuto da parte dei genitori, per la loro incapacità di amare, perché impegnati nell'amore. È così che noi siamo cresciuti, è così che stiamo crescendo. Per questo Gesù ci chiede di andare da Lui, perché vuole guarirci da queste ferite, perché sono queste ferite che ci fanno commettere degli errori, dei peccati. Noi cerchiamo la consolazione, cerchiamo la pienezza del cuore in cose sbagliate.
E se non guariamo da queste ferite, i peccati cresceranno, i vizi aumenteranno. Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente. È il tuo amore che ci sta guarendo. Nel tempo. Tu vuoi guarirci per renderci belli. Sarà come rugiada per Israele. Fiorirà come un giglio. Immagini per far comprendere la bellezza di un capolavoro. La bellezza del giglio, ma con radici forti di un albero del Libano. Sembra che non stiamo cambiando, ma in realtà nel nascondimento tu ci guarisci, nell'intimo. Tu operi, quindi dobbiamo vedere le meraviglie che compi, la trasformazione. Non possiamo dire che siamo come quei momenti, quei giorni della storia che abbiamo ricordato. Perché da quando tu cammini con noi, fai parte della nostra vita, le cose sono cambiate. Allora in questo momento, Gesù, ti diciamo, non possiamo e non vogliamo stare senza te, escluderti dalla nostra vita. Guarisci, guarisci, ti prego, il nostro cuore, guariscici da tutte queste ferite. Numero 142.
Chiunque tu sia, che nel flusso di questo tempo ti accorgi che più che camminare sulla terra, stai come ondeggiando fra burrasche e tempeste, non distogliere gli occhi dallo splendore di questa stella. Se non vuoi essere sopraffatto dalla burrasca, se sei sbattuto dalle onde della superbia, dell'ambizione, della calunnia, della gelosia, guarda la stella, invoca Maria. Se l'ira o la carezza o le musiche della carne hanno scosso la vicenda del tuo animo, guarda Maria.
se turbato dall'enormità dei peccati, se confuso per l'identità della coscienza, cominci ad essere inghiottito dal baratro della tristezza e dall'abisso della disperazione. Pensa a Maria. Non sia lontano dalla tua bocca e dal tuo cuore, e per ottenere l'aiuto della sua preghiera, non dimenticare l'esempio della sua vita. Seguendo lei non puoi smarrirti, pregando lei non puoi disperare. Se lei ti sorregge non cadi, se lei ti protegge non cedi alla paura, se lei ti è propizia raggiungi la meta. E forti per intercessione della Vergine Maria, ora mentre Gesù passerà tra di voi, ditegli pure nel cuore la vostra intenzione. Thank you.
Signore, per te tu ci sei. Grazie, Signore, perché 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 ci sei. Grazie, Signore, perché tu ci sei. Grazie, Signore, perché tu ci sei. Grazie, Signore, perché Spirito Santo. Amen. Amen.